Per la penultima giornata del 2013 si trovano di fronte Lazio e Real Marsico, biancocelesti di mister Seleman in campo con Melis, Vaccari, Pezzotti, Savini, Celia, Picchi, Belarducci, Cutillo, Coletta, Lombardozzi e Cianci. Risponde il Real Marsico con Del Pizzo, Rizzo e Sabatino, Buonocore, Stoppelli, De Cesare, Festa, De Risi, Capponi, Olivieri e Iannone. Al decimo del primo tempo, prima occasione per Lazio, prima Cianci colpisce la traversa, poi sulla ribattuta arriva Coletta che in due occasioni tenta in vano di realizzare. Al 22esimo ancora Lazio pericolosa, calcio di punizione di Savini ma nessuno riesce a trovare l'impatto con la sfera. Passano altri 15 minuti e la Lazio trova il vantaggio. Cianci è bravo a recuperare una palla sulla linea della tre quarti e a battere subito in rete, sorprendendo così Del Pizzo e trovando il gol dell'importante 1-0 che sblocca l'incontro. La strada sembra in discesa per le ragazze di mister Seleman, ma ad inizio ripresa al secondo il Real Marsico trova il pareggio con un autogol sulla pressione da parte di Giulia Olivieri. Lazio che realizza quindi nella propria porta è l'1-1, ma la formazione biancoceleste è viva e qualche istante più tardi trova il nuovo vantaggio. Autore del gol il numero 6 della squadra biancoceleste Miriam Picchi con un grandissimo tiro dalla distanza. La giocatrice biancoceleste sorprende Del Pizzo e realizza il gol importantissimo del 2-1 con il quale la formazione di mister Seleman torna in vantaggio al 16esimo minuto nel corso della ripresa. Lazio in contropiede è ancora pericolosa qui con capitano Belarducci che non riesce a trovare la porta dopo aver saltato il portiere avversario, recupera Del Pizzo e nulla di fatto quindi per la formazione biancoceleste. Poi al 29esimo sul calcio di punizione ci prova la specialista Savini, pallone ben indirizzato ma Del Pizzo devia in corner. Il gol è però nell'aria ed il 3-1 che chiude di fatto il match arriva al minuto numero 30 nel corso del secondo tempo con Belarducci che salta un avversario sulla sinistra e poi in terno destro incrocia sul palo opposto trovando la rete del definitivo 3-1. Ecco l'esultanza da parte del capitano biancoceleste Sara Belarducci, autore del gol che di fatto chiude l'incontro. Nel finale al 43esimo il Real Marsico ha la possibilità di accorciare le distanze con Olivieri ma il suo tiro termina a lato, poi arriva il triplice fischio del direttore di gara che decreta la fine delle ostilità. Lazio batte Real Marsico per 3-1. Decisamente un buon match giocato dai ragazzi di mister Seleman che conquistano altri 3 punti fondamentali in vista dei prossimi incontri. E ci siamo impegnati a fondo, siamo stati bravi sin dai primi minuti, abbiamo sofferto poco e vabbè, sono emozionatissima per questo primo gol, è il primo gol in carriera e sono felice. Da oltre i 3 bellissimi gol che abbiamo fatto oggi, abbiamo fatto il primo tempo più bello in assoluto, penso. Abbiamo fatto il primo tempo veramente bello, palle veloci, ritmo alto, purtroppo loro erano ben messe in campo e difficilmente riuscivamo a entrare. Abbiamo sboccato il risultato, abbiamo continuato a giocare, ho detto, secondo me è una delle partite più belle in assoluto quest'anno. Sì, domenica prossima andiamo a casa dell'ultima in classifica, a 0 punti, però comunque va in trasferta, sono sotto Natale, ci possono essere distrazioni, quindi comunque la possiamo prendere con giusta concentrazione. E poi pensiamo tutto quanto al 12 gennaio, che secondo me è la partita più difficile dell'anno, perché la Cese, a mio avviso, è la squadra più forte del campionato. Quindi andiamo lì cercando di prepararci al meglio e fare una grande prestazione.